Ciao ragazzi, eccoci qua, sono ritornata con un altro video e sono ritornata con il video sui top make-up del 2015. È un video che non gira da tanto tempo, cioè nel senso è un video proprio sui top in generale che tanti mesi che non giro, però semplicemente sto da stamattina a casa. Adesso mi sono truccata perché mi andava di truccarmi per fare qualcosa perché sto senza far niente, quindi mi sono detta, mi sono truccata, a questo punto giriamo un video così sarà stato anche comunque utile truccarmi. E quindi ho pensato di fare appunto un top make-up. Credo dividerò il video in due fasi perché sapete già che ho un limite purtroppo di un quarto d'ora. I prodotti sono tanti da farvi vedere, quindi in un quarto d'ora non credo di farcela. Quindi credo che dividerò il video. Magari in questa parte qui vi faccio vedere la parte viso e magari nell'altro video vi farò vedere occhi e labbra. Quindi direi di cominciare subito. In questo top ci saranno sia prodotti cosmetici che pennelli, perché anche molti pennelli ho testato. Ci sono tantissimi che vi devo far vedere, che assolutamente vi devo consigliare. Cominciamo però dalla parte cosmetica. Allora, per quanto riguarda appunto il viso, quindi cominciamo col viso. La prima cosa che devo farvi vedere è una cosa che sto usando da circa 3 mesi, da novembre circa, perché segno la data qui sul prodotto di quando scade, quindi naturalmente in base alla data questo prodotto lo uso da novembre, quindi sono 2 mesi, che è un prodotto che assolutamente sto adorando, infatti da novembre, quindi lo sto usando tanto e sta anche finendo, che veramente adoro e sicuramente ricomprerò, che è il primer della L'Oreal della linea Infallible. Questo qua l'ho presi all'outlet che c'è qui a Marcianise, l'ho presi, lo pagai circa 10 euro, adesso non mi ricordo, è un semplice primer trasparente, ma veramente cioè, trovo la differenza quando uso questo primer, quando poi ci metto comunque i prodotti sopra, noto veramente la differenza, poi comunque anche appena comunque mi messo sento comunque la pelle molto, molto più distesa e molto molto meglio rispetto alla mia pelle normale, e quindi assolutamente questo è stato un top, naturalmente un top degli ultimi 2 mesi di 2015, però assolutamente io ve lo devo inserire perché comunque mettete a caso che comunque tutti questi prodotti che faccio vedere comunque sono prodotti che non ho usato proprio per tutto l'anno, perché io sono una che comunque testa sempre nuovi prodotti, sempre nuove cose, quindi diciamo non è che ho usato un prodotto solo tipo di base per tutto l'anno, di fondotinta per tutto l'anno, quindi naturalmente, però ho cercato di racchiudere naturalmente tra tutte le cose che ho provato, quelle che veramente più mi sono piaciute, e questo primer assolutamente è uno di quelli, ha un inci che fa pena, però io assolutamente mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio. Nella stessa linea promuovo assolutamente il fondotinta, che questo qua lo sto usando già da più tempo, da ottobre, perché questo dopo ho deciso di comprarlo, e anche questo assolutamente consigliabile, fa un risultato mattificante assolutamente perfetto, ce l'ho anche su adesso, non so se si nota perché comunque ci ho messo anche la cipria sopra e il fard, però assolutamente mi piace tantissimo, io ho una pelle mista grassa, quindi pensate, comunque un fondotinta matte per me è perfetto, e quindi questo ve lo consiglio. Io uso la tonalità, oddio, 32 ambra, che è abbastanza scura, però a me piace comunque non essere troppo chiara, perché comunque avendo i capelli neri, le ciglia nere, troppo bianca, veramente sembrerei Mortizia, quindi mi piace comunque avere un certo tono alla pelle, e quindi per me assolutamente va benissimo. E questo anche ve lo straconsiglio. Questo costa un po' tanto, prezzo normale sui 18-20 euro, però io tipo questo lo pagai 10 euro e molto spesso comunque si trova in offerta a 10 euro, quindi assolutamente se cercate un fondotinta matte, assolutamente questo ve lo straconsiglio. Poi, sempre per quanto riguarda appunto l'ambito viso, parliamo adesso di un altro fondotinta che è un fondotinta invece in polvere, perché vi spiego, io da 3-4 mesi ho scoperto come farmi durare il fondotinta. Avendo una pelle mista grassa, il fondotinta non mi duri tantissimo, invece ho scoperto che mettendo il primer, il fondotinta e un fondotinta liquido in crema e un fondotinta in polvere, faccio una base omogenea e faccio una base che mi dura di più, quindi di solito uso quel primer che avete fatto vedere, il fondotinta, e poi ci vado a mettere come fondotinta minerale in polvere, questo anche dall'estate credo, il Bare Minerals Matte, che è un fondotinta appunto minerale. Io uso la colorazione tan, che è anche molto scura, e mi trovo benissimo. Appunto lo uso
come fondotinta in polvere dopo quello liquido e mi trovo da Dio. Costa tantissimo questo, costa circa 30 euro. Io l'ho preso in sconto, non mi ricordo quanto, però l'ho preso in sconto. Ma posso dirvi che è assolutamente un fondotinta che per i soldi che vale, per i soldi che costa, ne vale la pena. Poi comunque, essendo in polvere, veramente ce ne vuole molto poco ogni volta che si usa, quindi comunque vi dura tantissimo, assolutamente. Se cercate un fondotinta del genere, assolutamente questo ve lo straconsiglio. Poi adesso passiamo al fard. Come fard sto usando tantissimo, anche perché è in scadenza. Infatti io mi segno le scadenze dietro. Questo scade tra un mese, infatti da 3-4 mesi veramente lo sto abusando, perché comunque non dico di finirlo tutto, però comunque gran parte lo voglio finire. E poi comunque un fard che stra-adoro, ce l'ho anche su adesso, è questo qua della Avon, della linea Color Trend. Infatti vedete c'ha un buco enorme, perché veramente lo uso tutti i giorni, ma è bellissimo. È un fard che costa pochissimo, cioè prezzo pieno lo potete trovare a 10 euro, ma io tipo lo pagai 5-6 euro. È un fard bellissimo. Diciamo che a me questo tipo di colore mi sta molto bene. Io uso anche i rosa, però il rosa tipo è un colore che non mi piace tanto come mi sta. Mi piacciono più questi colori qua. Infatti sto evitando di comprarli col rosa, ma questi colori qui, perché questo colore così caldo mi sta molto bene. Il rosa, diciamo, è più freddo, non mi sta benissimo. Quindi assolutamente, se avete anche voi una pelle come me, vi consiglio, straconsiglio questo colore. Purtroppo non vi so dire, no, Flora si chiama, non so se c'è ancora, perché io l'ho comprato quasi 2 anni fa. Non so se lo fanno ancora della Color Trend, ma veramente un fard strabellissimo, che stra vi consiglio. Ok, chiedo scusa per questa vibrazione che avete sentito, ma stavo io giro col telefono e ho ricevuto una chiamata, e per non girare un altro video ho messo pausa, ma avete sentito la vibrazione del telefono, chiedo scusa. Comunque, andiamo avanti. Il prossimo prodotto che devo farvi vedere è sempre un blush, però è un blush minerale della Neve Cosmetics, che è questo qua, di Neve Cosmetics, che è di una collezione dell'anno scorso. Infatti, diciamo, come regola sarebbe scaduto, però sto cercando comunque di smaltire un altro po'. Non mi fa allergia, non mi fa niente, quindi comunque sto cercando comunque di sfruttarlo un po' di più. E questo qua è il Maya, si chiama Maya, non so se è nella linea permanente, ma credo di sì. È un blush molto bello, è sul rosa, però non è un rosa freddo, quindi comunque mi sta bene. Diciamo che dà quella luminosità alle guance che mi piace. Questo è molto molto bello, anche questo ve lo straconsiglio, ve lo stra assolutamente potete acquistarlo. Dura tantissimo, essendo comunque fondotinta, un blush minerale veramente dura tanto, mi piace tantissimo l'effetto che dà alle guance. E niente, questo qua. Poi l'ultima cosa che vi devo far vedere per quanto riguarda il viso è una terra. È una terra della Kiko. Anche questa è una terra di una collezione dell'anno scorso, invernale, della Kiko. No? Adesso non mi posso mai ricordare come si chiama, però è una collezione che ebbe molto successo, specialmente per la palette con i quattro colori sulla linea del Borgogna. Se vi ricordate casomai voi, fatemelo sapere giù. E io presi questa terra in saldi, infatti la presi a febbraio, la presi in saldi, la pagai 5-6 euro. È una terra un po' particolare, anche questa, come vedete, visto che è in scadenza, come vedete giù, è molto usata. Ha questi illuminanti all'interno e, diciamo, ha questo blush, questa sorta che si può usare come blush. Io faccio specialmente, faccio una spennellata e la metto su tutto il viso proprio come terra. E anche questa è molto molto bella e molto usata, come vedete. Non è né troppo scura né troppo chiara, quindi comunque è perfetta, diciamo, per inverno e primavera. E anche l'autunno, quando, diciamo, l'abbronzatura va a sparire. Quindi anche questa assolutamente l'ho usata tantissimo. È in scadenza, anche questa scade tra un mese, quindi la userò ancora tanto questo mese. E questo è anche un prodotto che ho stra-adorato in questo 2015. Ok. Questi erano appunto la parte viso cosmetica top 2015. Adesso vi faccio vedere i pennelli per quanto riguarda appunto il viso, sempre top 2015. Il primo è che lo uso, praticamente l'ho lavato tipo 20 volte, ma resiste ancora. È un pennello Kabuki, questo qua l'ho preso, se non mi sbaglio,
inizio 2015 oppure comunque fine 2014 da Clarès, pagandolo solamente 6 euro. È un pennello, vedete che adesso è sporchissimo, infatti devo lavarlo. È un pennello che assolutamente io strauso per mettere appunto il fondotinta, specialmente io lo uso quando devo mettere questo, perché è assolutamente perfetto. Faccio dei movimenti circolari tranquillamente, si stende particolarmente bene il fondotinta e dura tantissimo anche con questo. L'ho lavato 20 volte e non ha perso peli, non ha perso forma, quindi assolutamente da consigliare. Adesso ho acquistato un altro che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, però era tutto leopardato, perché magari quando questo è a lavaggio ed è bagnato, uso l'altro. Infatti l'ho usato adesso, l'altro ed è uguale, quindi comunque potete trovarlo non in in questo stile, diciamo, leopardato, potete trovarlo da Clarès. Quindi magari se vi interessa anche un pennello kabuki che non costa tantissimo, questo tranquillamente potete trovarlo. Poi, sempre per quanto riguarda il fondotinta, assolutamente consigliabile. Questo l'ho comprato proprio all'inizio del 2015, è un pennello della Zoeva. I pennelli della Zoeva in generale ve li straconsiglio perché sono dei pennelli economici, ma veramente sono perfetti. Questo è il 102, che appunto è sempre per quanto riguarda il fondotinta minerale. Anche questo lo uso per il fondotinta minerale ed è un pennello straordinario. Anche questo l'ho lavato già 2-3 volte ed è perfetto. Quindi anche questo, se cercate un pennello di alta qualità che non costa tantissimo, questo qua è perfetto. Questo io l'ho preso su Maquillage, lo pagai circa 12 euro, però non costa tantissimo. Pensate che un max a 30 euro, quindi assolutamente questo da consigliare. Poi, per quanto riguarda il blush, questo è un pennello che ho da tantissimo tempo, è un pennello che stradoro, stralavo e stramo, di questa linea Natura Amica Eco Professional. Questo qua io l'ho presi a Laocan, adesso non ce l'hanno più questi pennelli, peccato perché ne ho anche altri due. Sono dei pennelli fantastici, credo siano, diciamo, bio più o meno, e sono dei pennelli fantastici. Io questo lo stendo, lo uso tanto per stendere questo, mi trovo perfetto perché questa forma me lo fa stendere particolarmente bene dove voglio che sia applicato. Questo qua lo vale circa 8-9 euro, quindi neanche tantissimo, e questo veramente è il mio pennello per il blush preferito. Poi un altro pennello è questo qua, che è un pennello che io ho preso un paio di anni fa al mercato. Lo paghi solo 3 euro. Infatti, ne ho acquistato un altro alla fiera dell'estetica a 4 euro, proprio per tenerlo anche quello come scorta quando questo è a lavaggio. Ma è un pennello fantastico, costa pochissimo. Ma io per stendere la cipria, questo mi trovo da Dio. L'ho lavato anche questo 20 volte. Ha perso sì qualche peletto, ma a 3 euro ci sta pure che perde qualche peletto. Però vedete, ha una forma straordinaria. Raccoglie le polveri in un modo assurdo e si lava anche tranquillamente benissimo. Quindi anche questo, se trovate una cosa del genere da qualche parte, anche solo a 3-4 euro, assolutamente ve lo straconsiglio, ve lo stra compratelo. Io ci ho messo anche un po' di scotch qua perché purtroppo a volte di lavarlo si è scollato, ma assolutamente come pennello per la cipria non lo cambierei con nessuno. E adesso passiamo all'ultimo pennello, che questo qua lo uso per la terra, ma va benissimo anche per il blush, che è sempre di Clarès. Anche questo l'ho preso da Clarès, vedete, è bello cicciotto cicciotto, adesso è tutto sporco perché io ci applico la terra. E questo anche come l'altro che ho preso ultimamente, stile leopardato, anche molto molto fashion, diciamo, ma è bellissimo per applicare sia la terra che la cipria. È perfetto perché ti permette di fare dei movimenti circolari molto ampi e di far assorbire benissimo o la terra o la cipria. Io lo uso per la terra, ma andrebbe benissimo anche per la cipria. E questo qua lo pagai circa 8-9 euro. Anche questo credo che comunque tranquillamente da Clarès potete trovarlo. E niente, questo era l'ultimo prodotto top make up per quanto riguarda la parte viso. E niente, spero che questo video come sempre vi sia piaciuto. Mettete mi piace, commentate e ci vediamo al prossimo video, che penso caricherò domani o dopodomani sulla parte appunto occhi e labbra del Top Makeup 2015. Io vi mando un bacione e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!